Buonasera a tutti amici e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua riuniti per reagire alla esibizione di Rihanna al Super Bowl. A dire il vero, Rihanna non mi piace, però tutti quanti stanno parlando di questa esibizione, io non l'ho ancora vista e quindi ho detto vabbè, che me ne frega. Tanto non ho nulla da perdere se non tempo ad ascoltare una cosa che probabilmente non mi interessa, però potrebbe essere curiosa a livello tecnico-vocale, dai, diciamola così. Se sei appena approdato sul mio canale, io mi presento, sono Francesca, sono una cantante e insegnante di canto. Se vuoi imparare a cantare, dai uno sguardo a tutti i miei link in info box. Puoi prendere sia lezioni di canto con me, uno a uno, online in tutta Italia, sia puoi iscriverti al mio Patreon, dove trovi un sacco di miei video che metto su YouTube in versione integrale, perché qua non li posso mettere per intero, per questioni di copyright, sia tanti approfondimenti sulla tecnica vocale, dove puoi imparare un sacco di cose. Inoltre trovi anche tutta la mia libreria di esercizi di canto. Dai uno sguardo, perché i prezzi sono super piccolini. Ora, benissimo, siamo pronti a iniziare. Mi raccomando, iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto e lascia un mi piace, così so che devo fare altri video come questi. Iniziamo subito. Raga, quanto cazzo sta urlando la gente? Allora, si dice che non abbia cantato dal vivo, ma che sia stata registrata l'esibizione. Molte volte si fa questa cosa, cioè non canti dal vivo, ma comunque l'esibizione con cui stai cantando in playback non è quella dell'album, ma è stata cantata magari un giorno prima, due giorni prima, comunque dal vivo, ma nel momento non stai cantando sul momento, ma stai cantando con una registrazione di te che hai cantato dal vivo. Non so se mi sono spiegata. E non lo so, l'esibizione è iniziata da troppo poco, però la prima cosa che sento è che Rihanna non mi piace in generale. Cioè, tipo, le canzoni, proprio lo stile delle canzoni, non mi piace. E poi sta tutto il tempo sulle stesse note. Tutto uguale. Però sapete cosa? Ho sentito dire che l'esibizione non piaceva molto perché ci sono queste piattaforme, insomma, non è nulla di che. Invece secondo me è figo, cioè è organizzato bene, ci sono un sacco di ballerini tutti sincronizzati, mi piace. Cioè è semplice apparentemente, ma in realtà non lo è, c'è un sacco di coordinazione dietro. Guardate quanti sono. Palle, queste cose. Tonzerine. Nessun attacco a lei. Non mi piace come è vestita. Non mi piace l'outfit. Non ho ancora capito se, secondo il mio parere, sta cantando dal vivo oppure no. Però mi sembra un po' troppo perfetta come esecuzione. Ah, una canzone che conosco almeno. Questo sembrava dal vivo. Oh, magari non era molto in forma e quindi hanno optato per fare questa cosa, cioè non c'è nulla di male. Poi in realtà io Rihanna non l'ho mai sentita cantare dal vivo, non so come canti dal vivo. Non so se sia brava oppure no. Tipo Katy Perry, sapevo che non era molto brava, ma se non sbaglio nelle ultime esibizioni che avevo sentito invece è migliorata. È migliorata tanto. Può anche darsi che ci sia una registrazione sopra cui lei sta cantando. Perché comunque non è che lo nasconda che si toglie il microfono a momenti. Vedi, è tuo, c'è un sacco di persone ballando. Sentite le persone urlando. Questa è la bambina nella pancia che sarà facendo. Bitch, what the fuck? La conosco. Appena non mi piace. Comunque è un bello spettacolo alla fine. Non sta facendo nulla di particolare e quasi mi sembra inutile il video che sto facendo, anche perché sto continuando a dire non mi piace.
Sì, sembra proprio che stia cantando sopra una registrazione. Che ridere questi ballerini, tutti bianchi. Non vedo nessun spiraglio di commento tecnico. Questo video è inutile. Vedete, si sente il sul microfono, si sente il sul microfono. Quindi comunque lei c'ha il microfono acceso e sta cantando sopra. Cioè sta cantando, credo però che stia cantando sopra qualcos'altro. Oh, questa l'ascolto abbastanza volentieri. Cappottone. Anche questa la posso ingoiare. Cioè, sembra quasi che lo faccia apposta per far vedere che è in playback, come quando i cantanti sono costretti a cantare in playback e, come quella volta Freddie Mercury, cercano di far vedere che stanno cantando in playback. All right away, all right away. Lei si gira qua e la voce continua a fare hey. Aiuto, si muove sta piattaforma. Non lo so, o è estremamente brava dal vivo, io non so come canti lei dal vivo, e lo scopriamo subito. Che effettivamente l'esibizione sembra troppo perfetta, o non c'è nulla di male, se lei, cosa ne so, stava male e hanno fatto questo mezzo playback. 2012, 10 anni fa, e non ce n'è uno più recente. Vabbè, vediamo come cantava nel 2012, va. Comunque, quello che volevo scoprire l'ho scoperto, diciamo. Comunque, quello che volevo dire è che, cioè, quello che volevo vedere è se lei sapesse cantare o se c'erano state altre occasioni in cui era un po' ambigua questa cosa, se già nel 2012 cantava abbastanza bene. Dubito che adesso abbia problemi, credo al limite che sia solo migliorato. Per me è sufficiente come prova. Quindi, conclusioni, secondo me era un mezzo playback quello del Super Bowl, non mi fa impazzire Rihanna in generale, quindi non mi ha fatto impazzire neanche quella performance, la parte che mi piace di più è tutta la coreografia e la scenografia. Come ha cantato non ho visto neanche cose che mi viene voglia di commentare a livello tecnico, boh. Quindi boh, nulla. L'unico shock è che era incinta, che era vestita di rosso, la scenografia e la coreografia. A livello canoro, per me, per quanto mi riguarda, nulla di che. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti. E niente, ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like così so che devo fare altri video come questi, o meglio, spero diversi da questo, perché qua non ho commentato quasi nulla. E ricordate che trovate le versioni integrali dei miei video, soprattutto dove commento esibizioni come queste, le trovate intere sul mio Patreon, spesso anche in versione più approfondita, da cui comunque potete imparare tante altre cose sul canto. E niente, grazie per aver guardato questo video fino a qua e noi ci vediamo al prossimo video.